Allora, città, quindi, allora io ho due opzioni. Siamo quanti cavolo di T29? Siamo in 2, 3, 4. Siamo in 4 T29. Io potrei andare a posizionarmi sulla destra, sfruttare le coperture e tirare da lì. Forse è l'unica cosa sensata da fare. Il problema è che io qua mi ci metto con i medi, non con un super heavy ingombrante come il T29. Però sono in cooldown. Cosa cazzo ci facevano Stug Trelli? Bene, l'ho preso proprio sullo spigolone. No, si è ammortizzato su quel. Bene, troppo alto. Troppo basso. Non penetration, ok. Passiamo agli altamente penetranti. E dove sta il problema? Attacca destroyed. Spacchi, ti elimino. Attention to the map. Meno qui hai il tiro più teso a distanza, questi qua non ti possono far nulla. Il problema è che non posso vedere dal cupolino del comandante perché è troppo coperto. Cioè, sto carro in questa posizione è veramente stronzo. Non c'è niente da dire. Se ci fosse qualcuno che sparasse da là, però mi farebbe. Mi darebbe tanti, ma tanti, ma tanti. Ma tanti. Enemy kill assist, perfetto. Ecco. Ciao bombone. Madonna santa che fa. Comunque ho visto sempre più gente andare in giro col J87.
un po' col P51, va. Non so per quale ragione, ma andiamo avanti. Allora, vediamo di andare a prendere ok, Yak Panther è andato. Che cos'è che mi è venuto a rompere le palle? Mamma mia, cos'era? Era sicuramente un caccia. Dov'è? L'ho perso, ecco lì. Ma guardate, il P-51 di 20NA, che dovrebbe essere il miglior aereo a disposizione, è un cesso. Ma che cazzo è? Un'arma? È un IL? Cosa sei? È un IL2 catturato. È una Mickey l'assist, va bene. Allora. Adesso andiamo alla base, ci ricarichiamo nuovamente con due bombozzi. Vediamo di riprendere l'assalto. No, Civilization 6 non lo porterò perché non l'ho preso, Raffaele. Ho gli altri Civilization e non ho mai notato dal primo. Ci gioco Civilization dal primo, da quando è uscito. E mi ricordo ancora quando io ero con le legioni romane e gli altri erano già con il fucile. Questo nel 200 d.C. Però vabbè. Beh, visto che Cities Skylines è un po' monotono, direi che tutto fa brodo. Dunque, gli aerei non servono, bisogna andare dentro con dei carri, perché sono solamente uno, due, tre, quattro carri. Ok. Più efficaci, se non il più efficace della guerra, trattato come scusa non si dica. Se ne discute in ogni live dei modelli aerei ridicoli, vabbè, ragazzi, io non so che dirvi. C'è gente, però vedi, bisogna anche rendersi conto di una cosa, che ci sono persone che quando vedono un simulatore vero e vedono il gioco com'è, dicono, ah, War Thunder è meglio. Porca troia. E l'ho visto un commento, in community italiana. War Thunder è meglio. Mamma. Rise of Light è stato uno di quei prodotti che a me hanno aperto il mondo finalmente nuovamente sulla Prima Guerra Mondiale. Mi è sempre strapiaciuto come periodo per i combattimenti aerei, e quando vedo qualcuno che scrive cose di questo genere io impazzisco. Non esiste. Beh, puoi dire che non ti piace, quello ci sta, lo accetto, ma dire che è meglio War Thunder, che non ha niente di simulazionistico, è veramente un affronto. Ma quanto freniamo?
Ok, leading for landing, ok. Allora lasciamo il nostro bel aereo e andiamo a prenderci un bel carretto. Nello specifico l'M46 Tiger. Sperando di non saltare in aria per colpa di qualche camper del cazzo. Che per il momento non pare esserci. Mamma, mi è venuto un colpo. Sneaky, sneaky. Come dice il buon Darkstar, che non capisco perché stasera non c'è. Doveva esserci. Oddio, meglio, vuol dire che quando arrivo primo almeno è perché sono primo io e non c'è nessun altro che mi frega, però. Se c'è lui. Stanno Gunner Loader Commander. Ma chi? Dall'info. Oh, cosa vi devo dire? È così stasera. È monotono nei momenti che devi solo fare cittadini. Ah, Civilization 6, sì, ok. No, tra quello concordo con te, beh, se la gente si droga mica è colpa tua. A me War Thunder piace per la grafica, che ho messo al massimo è ottimo per dire che hai guardato, che to guardo il PC bello. Oh, vabbè. Sì, esatto. Esatto, questo, se uno dice che questo è un simulatore vuol dire che ti droghi. Secondo me i caccia un po' più scarsi servono solo le individuazioni. I bombardieri secondo me servono di più nelle battaglie terrestri. Sì, però... ti servono in realtà dei cacciabombardieri.